Se vi dicessi che Lo squalo doveva essere una commedia, o se vi dicessi che Mamma ho perso l'aereo doveva essere un thriller, voi mi prendereste per pazzo, ma questo è il format in cui vediamo le primissime versioni delle sceneggiature del film e capiamo la storia com'era originariamente. E oggi abbiamo il primo montatore della Slim Dogs qui con noi, Giovanni Santonocito. Ciao, ciao Gianni. E visto che tu sei un vecchio e abbiamo analizzato finora solamente film degli anni 90, Grazie oggi Gianni. con te voglio analizzare un film degli anni 80. Ah. Quindi ti chiedo, qual è uno dei film che hai visto magari quando eri ancora un giovincello negli anni 80 e che ti è rimasto particolarmente a cuore? Facile, Ghostbusters, cioè, facile. Però dai, non fa più ridere così. No, perché dobbiamo fare T oggi. Ah, anche quello, dai, Anche te. anche te, Ok, allora anche facciamo E.T. Quella che ti presento oggi è te. la Sì. primissima versione di E.T. scritta nel 1980 con un altro titolo, come puoi vedere, perché si chiamava Night Skies. Io ti dico solo che E.T. in questo film era un mostro che squartava vivi gli animali e spiava le ragazze dalla tazza del cesso. Geniale. Benvenuti a Era meglio prima? Allora, incominciamo dalla prima scena. Vai. Ti ricordi il momento in cui Elliot, il bambino, incontra per la prima volta E.T.? Se non ricordo male, c'è questa scena, tipo loro stanno giocando in un gioco di ruolo D&D, a se non casa, sbaglio. stanno, non mi ricordo, tutti i ragazzini, eccetera. A un certo punto lui non lo fanno giocare e gli dicono: vabbè, tiè, qua ci sono i soldi, vai a prendere la pizza. Lui esce per prendere la pizza, prende sta pizza e sente un rumore nel capanno degli attrezzi. Questa prima versione della sceneggiatura aveva un accenno molto più horror all'inizio, infatti era tutto ambientato, immaginati in questa fattoria, una sorta di Signs per intenderci, Ok. ok? Solo che c'era una differenza con Signs, perché se ti ricordi Signs fanno i cerchi nel Sì. grano, gli alieni qui fanno i cerchi nelle mucche squartate. Lo so, è una cosa allucinante. Praticamente Cioè, ci sono le mucche lì e con il loro con cerchio. laser. Sì, allora inizia praticamente con il ritrovamento di questi cadaveri, di questi Ok. animali, che sono stati scuoiati vivi, quindi non hanno la Ah. pelle, e hanno gli occhi fuori dalle orbite. Cioè non c'era un semplice alieno, ma ce n'erano ben 5 che arrivavano in questa fattoria e invadevano questa fattoria, proprio come in Science. C'è però da dire anche un'altra cosa: il bambino, Elliot, non si chiamava Elliot. E non era quel bambino che abbiamo imparato a conoscere, era un bambino affetto da autismo. E questo bambino incontrava E.T. proprio nella sua stanza da letto, perché questo alieno si arrampicava nella finestra fino ad entrare nella finestra del bambino e iniziavano a giocare insieme, perché questo bambino non riconosceva che fosse un Non alieno, quindi non si... capiva che era Esatto. pericoloso. E.T. aveva quella forma, cioè l'alieno prima aveva quella forma, era un altro. Per configurarti l'alieno, immaginati un misto tra gli alieni piccoli e lunghi di Men in Black più la faccia di E.T. ma Ok. la bocca di Predator. Che schifo è? È un robo schifoso. Io voglio parlare con te della scena madre di E.T. Qual è la scena madre di E.T.? Esatto, qual è? Qual è? C'è Halloween, se non ricordo male, e lui lo traveste un po' perché devono uscire di casa e quindi si approfittano di Halloween e lo vestono da fantasma, lo mette sulla bici, lo mette lì mentre vanno con la bici, a un certo punto questa bici decolla e questa era così. E questa era così, però. Ma anche cioè anche quella roba era. No, perché scordati tutte le biciclette, Gli Halloween, scud, vestiti, niente. volare. C'è l'invasione di questi alieni a casa. Questa scena è molto particolare perché contiene una parte comedy e una parte tremendamente horror. Ritorniamo però a Ok. dove avevamo lasciato E.T. Questo E.T. era rimasto in camera del Sì. bambino, se ti ricordi. Riesce ad uscire da questa camera del bambino e intanto la famiglia avverte la polizia. Questa polizia arriva però non trova nessuno e quindi se ne vanno. E la sorella di questo bambino decide di andarsi a fare un bagno, non ti chiedere. Mentre che si fa il bagno però assistiamo alla scena del primo Nightmare. Ti ricordi quando spunta la La mano mano di dentro Freddy la Krueger? vasca, Esatto, però in maniera differente, perché spunta E.T., ma non dalla vasca, ma dalla tazza del cesso. E questa è la parte comedy. No, perché la parte comedy viene Come ancora no? dopo. Ci sta la nonna della famiglia, Sì? che vede praticamente tipo Ghostbusters un alieno che sta mangiando dal frigorifero. E a un certo punto, per scacciarlo via, dice: prendo una scopa.
prende una scopa e inizia ad inseguire questo alieno. Questo alieno però si attacca alla scopa e inizia a cavalcarla tipo toro meccanico. That's right, ladies. Lì c'è scritta tutta sta roba. C'è scritta tutta questa cosa, ma nel contempo avviene un'altra scena macabrissima. C'è il padre di famiglia che sente rumori provenire dalla stalla, va verso la stalla e trova nell'ombra questo alieno bruttissimo con delle dita mostruose che sta squartando un vero e proprio cavallo vivo. Questo film, sta roba, è stata scritta per Steven Spielberg. Proprio Steven Spielberg lesse su un giornale del 1955 una storia di una famiglia che diceva di essere stata attaccata proprio in casa da questi alieni. Allora dice, beh, pazzesco, facciamo questo film. La sceneggiatura arriva in un momento anche abbastanza definitivo e Spielberg la approva. Il problema era però che questi alieni erano troppo complessi da realizzare. Quindi contattò Rick Baker, che era un effettista speciale. Questo Rick Baker praticamente iniziò a fare i veri e propri mostroni, tant'è che la fase di produzione fu talmente avanzata che lui arrivò a realizzarli tutti. Spielberg stava realizzando contemporaneamente a questo film anche un altro film, cioè I Predatori dell'Arca Perduta. Sul set dei Predatori dell'Arca Perduta, però, conobbe la persona che ha salvato E.T. Melissa Mathison, che era l'attuale compagna di Harrison Ford, si trovò a parlare con Spielberg. Disse, ah, ma che fai di bello? Ah no, niente, sto facendo questo progetto. Gli racconta il progetto Spielberg. E lei un po' dice, bello, per l'amor di Dio, però... Però no. Però no, gli dà questa intuizione, però dice, ma perché invece di fare il solito alieno cattivo non facciamo che l'alieno è buono? Ta. E là Spielberg gli si è accesa una lampadina. Interrompiamo le trasmissioni per ricordarvi che è iniziata la seconda fase del progetto Short Movie Live, cioè la fase del crowdfunding. In descrizione trovate il link per donare e anche alla pagina con tutte le informazioni sui perks. Come ben sapete, poi noi come Slim Dogs andremo ad aggiungere al budget il necessario per l'effettiva realizzazione del corto. Mi raccomando, supportateci, perché sapete che ogni euro in più che mi fate cacciare è un minuto in più di tristezza nella mia vita, quindi, mi raccomando, quindi donate e poi spizzatevi il perk Guarda Mamma Sono un produttore, se volete essere proprio un produttore come me. Adesso dobbiamo vedere la parte finale, l'ultima scena. Allora, scena finale, dramma, e ti è morto. Elliot riesce a entrare dentro casa dove stanno tenendo i militari E.T. e in pratica tipo lo resuscita. Con la forza dell'amore. Con la forza dell'amore lo resuscita. Quindi se lo prendono con le biciclette, sempre tutti gli amici, la combriccola, eccetera, e scappano. Vengono inseguiti. C'è sta scena dove le macchine praticamente bloccano la strada e come abbiamo visto prima ci dicono le biciclette che decollano. Biciclette decollano, tutti rimangono là come dei cretini, oddio, e che è successo? Arrivano nel bosco e poi c'è la nave madre. C'è una piccola somiglianza perché nella sceneggiatura di Night Skies c'è sempre questo alieno carino, che è l'unico carino dei cinque, che praticamente vuole costruire un arnese che serve per comunicare con la nave madre, però lo fa totalmente da solo. Intanto però gli altri alieni invadono la casa, immaginati Pirati dei Caraibi adesso, cioè arriva una sorta di Kraken con questi tentacoli, che però non sono proprio tentacoli da piovra, ma sono tentacoli tipo fluorescenti trasparenti, prendono il bambino e lo portano via gli alieni. E iniziano a farci tipo un rito satanico. Stanno per ucciderlo e a un certo punto interviene questo badino, questo E.T., l'alieno buono, che inizia proprio a combattere. C'è proprio questo scontro pazzesco. Naturalmente perde malamente, tant'è che sembra quasi che sia morto perché gli fanno un graffio terribile dove si vede sangue nero che scorre ovunque. Però intanto questo bambino riesce ad essere recuperato dalla famiglia. Arriva però l'astronave madre, che si trova proprio sul tetto della casa della fattoria. Classico film, classico, esatto. 50, tu pensi adesso è proprio la fine. Invece esce questo alieno. Un altro alieno che prende questo bambino autistico dal collo e parla tipo Independence Day. E quindi l'alieno dice, parla col bambino? Cioè parla tramite il bambino con la famiglia. Dice, no scusatemi, c'è stato un malinteso, non siamo tutti cattivi, questi sono due coglioni, sono stronzi, mo ce li riportiamo, vaffanculo, arrivederci. E se ne vanno. Ma che è? Ma che film è? Ma che cos'è? Ma come gli è venuto in mente? Se questo vi sembra strano, guardate come facciamo pipì. Oh!
Facciamo questo recap veloce. Abbiamo sta fattoria tipo quella di Sainz con Mel Gibson, ma senza Mel Gibson. Invece dei cerchi nel grano ci sono le mucche squartate, non si sa perché, ma è così. Poi ci stanno cinque alieni, non uno solo, di cui quattro sono stronzi, uno è buono. Esatto. Questo buono conosce l'unico bambino che c'è nella fattoria, autistico, poverino, non capisce che questo coso lo può massacrare e quindi ci fa amicizia. Questo non si sa perché gli piace uscire da testa dei cessi, così a caso, e finisce con quest'altra, l'astronave che arriva per riprendere tutti, ma in realtà scende un tizio, un altro alienone, che non si sa da dove è uscito, che prende il ragazzino, tipo Independence Day, parla attraverso di lui e chiede semplicemente scusa a tutti e tutti se ne vanno. Esatto. Così? Sì. È la fine della carriera di Spielberg questa roba. Ma perché tu a chi l'avessi affidata questa sceneggiatura? Wes Craven, all'epoca probabilmente Wes Craven. Ma adesso, caro Giovanni, la domanda C'è era meglio prima? No, ma manco per niente, zio, ma che era sta roba? Tra l'altro l'hanno bruciata sta sceneggiatura Questa poi. sceneggiatura è molto difficile, è stata una delle più difficili che ho dovuto trovare perché sì, è quasi se ne L'hanno vergognano. fatta sparire Se ne completamente. vergognano. E per voi, ragazzi, era meglio prima? No, ma no, chiudi sta cosa, io me ne vado. No, Gianni, no, non era meglio prima, no. Se ci volete far sapere se per voi era meglio prima, No! comunque scrivetelo qui sotto nei commenti. Se avete un regista in mente, un attore possibile, mettete sempre tutto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, mettete un bel like, condividetelo per far conoscere questa storia pazzesca che ha sconvolto Giovanni prima del previsto. Io non devo cacciare nessuno questa volta, quindi è finito il video. Ciao.